Buongiorno amiche mie, se vi dicessi che ho trovato, a me almeno mi ha entusiasmato, una palette che oltre ai tre colori ha anche il primer occhi, c'è anche un'altra colorazione che ho lasciato di là e non posso andare a prenderla, ma ve la farò vedere, comunque vi metto sotto il link, e questo è il look che ho realizzato effetto giorno, quindi un trucco giorno super super veloce, come facciamo solitamente per fare io un tutorial a voi e dopo una diretta. Ma per sentirsi anche bene, come diciamo, come stiamo dicendo in questi giorni che stiamo attraversando di reclusione, vediamoci meglio, coccoliamoci e sperimentiamo. È il momento giusto forse per sperimentare delle tecniche di make-up che in un altro momento non avreste provato, e anche per stare insieme e avere un sorriso in più, diciamo, tirare fuori un sorriso in più che in questo momento non guasta. Vi lascio al tutorial, buona giornata, ciao amiche mie! Ho parlato di dirette, ma le ho fatte soltanto su Instagram e non su Facebook. Quindi, siccome ci tengo a farla, devo sbrigarmi perché con i bambini a casa il tempo è poco, mi sistemo perché così posso leggere tutti quanti i vostri messaggi. E oggi mi trucco in maniera rapida perché volevo provare due cose che mi sono arrivate di Cosmify. Questa palettina, che se riesco ad aprire vi mostro, guardate quanto è carina, guardate sempre me che registro col telefonino messo così. E palette viso. Sempre sul filone di quelli che abbiamo visto ultimamente, vale a dire con illuminante, blush e contouring. Sperimentiamo insieme. Volendo fare una cosa molto leggera e molto carina, perché appunto dopo facciamo la diretta insieme, oggi mi riuso il reboot di Makeup Forever che devo dirvi mi sta piacendo veramente tantissimo. Correttore sempre Makeup Forever. E guardate in un secondo come risulto bella, luminosa e riposata. Anche stanotte comunque Aurelio non ha dormito un granché e si è svegliato alle 6:30. Visto che i prodotti di Kiko li ho comprati e ogni tanto li uso, utilizzo la matita per sopracciglia di Kiko nella colorazione 02, che ha dietro il pettinino per aiutarvi. Essendo però troppo scuro per me, sapete che ormai questo mi piace tantissimo, e vado a mettere il mascara per sopracciglia che le vada a far sembrare più bionde nella colorazione 05, sempre Cosmify. Guardate con un attimo come il pelo sembri più mesciato. Prendo la cipria Antoinette e andiamo a fissare il tutto per provare la palette viso insieme. Soprattutto questo è per un look molto naturale perché, come avete visto, le colorazioni che ho scelto sono abbastanza leggere. Ci sono anche in colorazioni più pesanti o comunque in colorazioni più intense se siete un fototipo più mediterraneo o se semplicemente vi piace un effetto più carico. Sapete che sono anche fan dello sculpting più freddo perché è più naturale, ovviamente l'ombra dovrebbe risultare fredda e se utilizziamo uno sculpting troppo rosso si vedrà l'effetto artefatto. Questo invece, vedete, dà la profondità del viso ma non si accende troppo. Anche perché se poi voleste sopra mettere un blush, l'effetto si sommerebbe e quindi risulterebbe un po' troppo carico. Ultima cosa, che non è da non tenere in considerazione, quando io vado a fare questo in altri punti, ovviamente l'ombreggiatura non può essere rossa sulla fronte e sul naso, perché sennò facciamo un po' un palumpa. Andiamo con questo bellissimo rosato, sempre un pochino freddo, a dare l'effetto freschezza. Mentre con quest'altro vado a illuminare la parte superiore. Super promossa, super. Stavo facendo un danno. Super promossa, super carina. Passiamo su, e soprattutto super facile perché non chiazza. E passiamo all'effetto occhi. Allora, viene data con il pennellino che, sorpresa delle sorprese, in realtà è fatto in setola. Quindi non sono quei pennellini di spugna che prendete e buttate, ma è un pennellino che invece doppio in questo modo potete utilizzare. E qual è la cosa bellissima? Che posso andare a utilizzarmi il primer direttamente senza dover avere un altro prodotto in un'altra palette o acquistare altro. E quindi qui avete praticamente il primer con i tre ombretti fondamentali con cui poi truccarvi. Vado anche senza matita perché voglio proprio vedere l'intensità. Questo marrone è molto interessante perché è un marrone con parecchio giallo all'interno, rimane un marrone freddino ma secondo me interessante.
anche il pennellino comunque prende di suo. È un marrone molto carino perché, come vedete, rimane appunto freddino, intenso. Provo a passarlo anche con il pennellino tagliato per vedere se come bordatura funziona. È un marrone perfetto perché vuole un effetto molto naturale del trucco, però senza rinunciare a dare quella punta di intensità. Vado a provare il chiaro. E scrive subito. Bello luminoso, mi piace molto. Io vado a mescolarmelo con il marrone. Questo potete farlo praticamente tutte le volte. Se avete un colore che non scurisce quanto vorreste, mescolatelo con un tono opaco e ovviamente un pochino più scuro, possibilmente non rosso. Però guardate che look fresco. Lo stesso colore me lo vado a passare sotto. Questo qui me lo vado a passare anche dentro l'occhio. Ne riprendo un pochino e allungo qui la sfumatura. Sto a casa, mi devo colorare un po' le labbra, a questo punto me le idrato anche, quindi vado con un rossetto e rimaniamo nel tema dei rosati con questo mood molto, molto carino, molto, molto romantico. E vado con, sempre di Cosmify, il color Fashion. È un colore, secondo me, molto bello perché anche questo, perché ama il filone dei rosati, dà luce al viso ma non appesantisce. E è un rossetto, sì, ma di quelli non troppo cremosi. Quindi se vi piace il rossetto ma asciutto, questa linea è perfetta. Per essere un rossetto ovviamente si trasferisce, ma vi faccio vedere che veramente, veramente poco perché è abbastanza asciutto. Allora, il look fresco ce l'abbiamo. Direi che spero la soluzione della palette con i tre colori e il primer vi sia piaciuta, perché a me, io quando l'ho vista, ho fatto wow. C'è anche in un'altra colorazione e vi metto il link. Ci vediamo dopo con la diretta perché spero di riuscirla a fare. Vi auguro una buona giornata. Ciao amiche mie.